Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su Iron Harvest e desidero ringraziare prima di tutto Coach Media per avermi permesso di portare questo titolo, titolo che è in vendita su Steam dal 1 di settembre e ha un prezzo di 49,99. L'ambientazione è abbastanza particolare perché è un 1920 Plus, quindi una sorta di storia alternativa ed è ambientato in un universo dieselpunk. Eh, allora diciamo il cyberpunk è tutto quello che è ultra futuristico quindi navi volanti, macchine volanti, innesti cibernetici il dieselpunk è tutto quello che è alimentato magari a gasolio un po' come Dishonored eh, con l'olio di balena <coughs> tutti quei macchinari insomma ci ritroviamo dopo la prima guerra mondiale una guerra che eh, diciamo, ha visto un inizio a livelli, magari a livello di armi, un po' arcaico. E si è conclusa con eh, delle armi abbastanza potenti. Questo ehm, scusate, metto in pausa perché la storia quasi intanto sta andando avanti e non volevo volevo finire questa introduzione. E, diciamo che qua ci troviamo dopo la prima guerra mondiale con le nazioni che si riuniscono, parlano, insomma, discutono, ma intanto la, una sorta di guerra fredda, di, di cospirazioni continuano e eh, ci troviamo di fronte a tre fazioni: i ruskviet che sono visibilmente i russi, eh, i sassoni che sono credo proprio i, i tedeschi e eh, la Polania che sono i polacchi insomma e in questa missione siamo i polacchi poi vi farò vedere anche il menu uh, iniziale <ride> in uh, una delle novità importanti vedete che adesso io sono nascosto vedete che ci, ci si può nascondere e, e poi si può andare a, adesso provo a vedere se riesco a con questo tiro mirato qui no non me lo fa fare perché la missione non vuole eh, io sono rimasto nascosto e siamo nei panni di questa ragazza Anna Koss della famiglia Koss. Suo fratello è morto nella prima guerra mondiale. E, e, è uno spoiler, ma che ovviamente vi, vi, vi giocate nel, nel tutorial. Tra l'altro, um, allora, tra l'altro, ho trovato il tutorial piuttosto anche commovente, soprattutto sul finale. Dobbiamo andare eh, nel villaggio. Dobbiamo andare al deposito di legname. Quindi ora vedete che ci nascondiamo. Avete perso la strada, Ruski è da quella parte. Metti giù l'arma, ragazza. La situazione è abbastanza tesa adesso: non è visibilmente guerra, però insomma. E abbiamo anche un orso con noi. <ride> Intanto è un gioco di strategia, un RTS, dove avremo modo di controllare eh, sia singole unità per alcune missioni cosa che non è sicuramente nuova, mi ricorda molto anche un, uno Spellforce, eh, fino al controllare intere unità eh, e essendo un RTS dovremmo poter gestire anche le, le produzioni di unità, insomma sarà proprio uno strategico a tutti gli effetti. Questo orso qui lo conosceremo nel corso del tutorial per quello che vi dico che è piuttosto commovente come cosa è il nostro animale diciamo Wojtek che tra l'altro ho scoperto se non sbaglio che sia stato realmente utilizzato come unità dai polacchi avvisa il padre di Anna e la resistenza. Dobbiamo andare ad avvisare eh, il, no, il padre, il eh, nostro padre, perché ovviamente adesso la situazione è abbastanza tesa, eh, si teme che la guerra possa scoppiare a breve e quindi eh, dobbiamo andare a, ad avvertirlo. Ma eh, in pratica abbiamo eh, un obiettivo che adesso è qua, ma noi siamo qui, quindi ci, mi dà un punto esclamativo, quindi andiamo qua. Vedete che escono dei pallini verdi ogni tanto? ed è il modo di nascondersi il gioco lo percepisco un pochino non lo so non è pesantezza ma è forse un pelino legnoso a volte e il bello di, di questa ambientazione che mh, esiste proprio nel 1920 plus è un'ambientazione che viene usata credo anche nei giochi di ruolo ma a differenza di tanti altri generi, non, è, non si trova tantissimo a livello di, di videogiochi o di, di trame, quindi può essere interessante. Scorte di medicinali, ok, abbiamo preso delle scorte di medicinali. Vedete che ogni eh, unità ha un'abilità diversa. Abbiamo la ferocia animalesca, e eh, viene percepito tutto questo come un'unità unica, quindi non possiamo ehm, selezionare uno solo. Tutti e due. Lei ha questa abilità qui che conosceremo nel corso del tutorial: che è il colpo perforante che spara e fa un danno a tutti i nemici lungo il percorso, e qua invece abbiamo la ferocia animalesca dove possiamo andare a far danno ingente con il nostro orso. Il gioco è in italiano. Sottotitolato anche nelle fasi video: half wings. I soldati rosquivietici stanno cercando qualcuno. Roschivietici qui, ci sono dei combattenti della resistenza nel villaggio, dobbiamo avvisarli. Resta qui, ci pensiamo noi. Non ci penso proprio, papà è nel villaggio, io ho la mia migliore. Vengo con voi. Lei l'abbiamo conosciuta da bambina. E c'è una fase molto bella nel tutorial in cui faremo palle di neve contro dei bambini. Polania contro. Rusvietici. Dobbiamo andare lì. Ok. Sarà molto difficile. Allora, io sono molto scarso nei giochi. Quindi F5, Save. Vedete che poi ci sono queste cose qui: che sono delle macchine. Eh, allora, seleziona un'unità danneggiata e clicca sulle scorte di medicinale per curare. L'unità, l'ho appena What fatto. Vabbè, insomma, vedete che abbiamo due unità, i fucilieri so e lei. Li selezioniamo insieme. Vedete che poi ci seleziona anche l'orso. E li muoviamo tutti insieme. E vedete che escono questi pallini verdi che ci mostrano un po'. Mi ricorda un po' anche Total War. Il modo in cui si, ci si muove. Vedete che tutti si posizionano e noi, noi poi decidiamo dove posizionare noi stessi. In questo caso, premiamo lì. Vedete che lei si mette sul pallino lì e tutti si eh, rifugiano dietro. Ok, c'è qualcuno. Quindi diciamo che abbiamo fatto bene a ripararci lì. Uso la furia dell'orso su questo tizio qui, vedete che intanto stanno attaccando, ci stiamo difendendo piuttosto bene. Io posso poi prendere lei e fare un'imboscata. Quindi, andare, no, non come sto facendo, però, insomma, vedete che loro si stanno mettendo eh, nell'erba io seleziono loro, gli dico di sparare, ah ce l'abbiamo fatta, ok perché una cosa molto interessante è che se lei poi si mette un'unità, delle unità si mettono all'interno di eh, una siepe come questa, che poi non si, ci si può entrare qua eh, delle siepi, eh, adesso qua non ce ne sono l'erba alta ad esempio, diventano invisibili quindi si può eh, tendere delle imboscate, si possono tendere delle imboscate Curare unità danneggiate, eh, abbiamo unità danneggiate, sì, le fa gli faccio cliccare tutte su questo, vediamo se ce me lo fa fare. Mm, sì, si sta curando, ok, vedete che qua si sta curando, va bene, dobbiamo proseguire da questa parte. Allora, io non sono, di verità, un fan di questo genere, degli strategici. Però mi ispira molto, mi ispira molto perché, ok, graficamente è carino, non è miracoloso ovviamente, però l'ambientazione è veramente fatta bene, l'ambientazione mi ispira, il fatto che ci siano questi robottoni, queste armi devastanti in grado di, in grado di distruggere, eh, di uccidere centinaia di persone allo stesso, in un istante. E soprattutto mi piace molto la narrazione, mi piace molto ancora di più la musica. Perché, veramente è d'atmosfera atmosfera. Già nel tutorial, il fatto che riesca a darmi un momento epico un momento di in cui comunque mi commuovo e ci rimango male. Insomma, è una bella, una bella cosa. Intanto, uh, oh, c'è qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcuno. C'è qualcuno, visto di là, di là, di là c'è qualcuno. Z, 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 z. Andiamo a prenderli. Silenzio. Voi voi andate qui lei va di qua tac bravo usa questo su questo tu invece usa il colpo di fucile su questo e eh, vedete che adesso è <ride> uno di spalle e siamo riusciti abbastanza a prenderli alla sprovvista eh, riesce e vedete che poi la barra si ricarica quindi orso Ok, niente, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta abbastanza agilmente, anche se avrei dovuto, avrei dovuto uh, gestirla meglio. Poi ci sono altri tasti qua. Eh, vedete che abbiamo l'attacco la, in mischia, la mossa d'attacco, l'attacco a terra, uh, stop abbandonazione, tutti corrispondenti a una lettera. Ho visto nelle varie recensioni che la durata sarà di circa 20 ore come campagna. Ma il gioco nasconde anche una. Nasconde, c'è una componente all'inizio un multiplayer, quindi potremmo giocare delle schermaglie. Ora andiamo a curarci, non so perché l'orso rimanga indietro, però. No, io voglio tutti, 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 dovete venire tutti qua. Ok, anche tu orso. Poi non so dirvi di più di questo orso, eh, comunque. comunque è possibile ruotare la visuale con la Q e la E o alt più la rotella tenuta premuta, quindi eh, c'è la visuale libera, io preferisco tenerla così in modo che, dato che il mio Penso. senso dell'orientamento è veramente scarso, magari la inclino un pelino di più in così, così almeno riusciamo a gestire. Cosina meno no, Ricorda anche close combat sì. uh, Come <ride> Le strade Il fatto di muoversi lungo le strade Uh c'è qualcuno che chiede aiuto Sono sotto attacco Ok andiamo Difendiamoli Eh io Ah si sono uniti altri Adesso poi diamo un'occhiata Eccoli lì Si sono messi lì No, veramente non mi piace inclinata così però cioè la visuale. Eh? Ok, così. E loro stanno sparando di là. Mamma mia, stiamo... ci stiamo facendo malissimo. Quindi voi dovete ripiegare dietro, dietro qui. Tu uh, vai lì eh, e attacca con l'orso quello lì. Tu invece attacca il tizio lì. E qua stiamo riscando grosso. Ok, rosso sta facendo il suo dovere. Anche lei sta facendo un bel danno. Ok, ce l'abbiamo fatta. Fantastico. Grazie, ci hai salvato la pelle. Forza, andiamocene da qui. Eh, giocheremo nei panni di tutte le fazioni poi vi faccio vedere anche il menu in conclusione andremo a vedere anche il menu del, del gioco è eh, intervistato con altri uomini vicino al mercato ok dobbiamo aiutarli andiamo a salvare il padre hanno mech e armi pesanti vengo anch'io mio fratello e la sua famiglia sono ancora lì verremo tutti ok abbiamo vediamo un attimo se sono unità diverse uh, fucilieri i fucilieri. No, abbiamo gli stessi. Eh, andiamo qua. Che dobbiamo curarci sempre che me lo faccia fare, si, sì, infatti, perfetto, beh, a punto next? andiamo tutti qua. Adesso, tutti, tutti, tutti qua. Così ci curiamo. Eh, dobbiamo studiare il percorso. Eh, Dovremmo passare, magari dall'erba. Qua sta bruciando un villaggio. Però dobbiamo arrivare alla fine qui. Quindi, magari ce la cerchiamo di giocare in modo un po' tattico. <ride> Segnatevi queste parole. Niente, si stanno curando. Quindi, bisogna aspettare un attimo. Scusate, eh, mi spostate, che ho bisogno di curare l'unità, quella che l'ha messa peggio. Sono quattro soldati. Non ho capito. Poi, se muoiono man mano che scende la barra. Anche lei si sta curando, però quindi eh, non mi cura più, più di così non, non credo che curi, però, no, infatti, vabbè, eh, allora, ci muoviamo di qua andiamo di qua ok, non, no eh, cioè fare sto saltino qui è troppo per voi Va bene, vedete che qua c'è l'erba alta, quindi siamo abbastanza coperti. Vediamo se riusciamo a, a tenerci nascosti. No, non, niente, la mia, la mia volontà di fare tattica qui diciamo che non funziona. Eh, avanziamo di qua, avanziamo a filo, così. Vediamo cosa riusciamo a fare avanzando così. Vedete che ci posizioniamo tutti, invece pathfinding un po' così. Andiamo, andiamo avanti. Andiamo avanti. Dobbiamo avanzare piano piano, anche qua dietro. Qui, 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 qui. Eh, vabbè, hanno già iniziato a sparare. Comunque fortunatamente abbiamo tutto sotto controllo perché eh, abbiamo tutti al riparo. L'orso sta mettendo vittime, lei ha usato la sua abilità. Quindi direi che... Hanno ah, il grido di battaglia, però devono salire di livello a veterano per poter fare il grido di battaglia. Ah, ok, fantastico. Ok, voi fate il giro di qua e attaccateli lì. E eh, tu, non tutti, voi, solo voi, mannaggia. Vabbè, orso... Ok, no, ce l'abbiamo fatta senza bisogno di altro. Devo, devo prenderci la mano. È inevitabile. Allora, iniziamo. Continuiamo a scendere di qua. Che dovrebbe essere da questa parte qua, il villaggio. No, si scende di qua, di qua, di qua, di qua. Allora, occupare le strutture. Le squadre di fanteria, gli ero ai piedi, possono occupare edifici e sparare dall'interno. Infatti, avevo visto che c'è questo simbolino qui. Quindi, entriamo qua. Ah, oh, mannaggia, senza sott'attacco sì, proprio a, a cazzo, proprio stiamo andando, eh? eh. Tu, orso, attacca questo. Tu, attacca quello. No. Eh. Ok, dovrebbe essere libero ora. Eh, vediamo se si possono occupare le case. Niente, attacchiamo loro. Eh, orso, bravo, attacca questo. Voi altri sparate. Eroe, tu potresti venire qui dentro, no? Così. Vedete che adesso è qua dentro e si può sparare dall'interno della casa. Non credo si possa fare con un'unità. Vediamo. Eh, però sarebbe assurdo non poterlo fare. Infatti, ci siamo messi all'interno. Non siamo messi proprio benissimo. Avremmo bisogno di eh, una scatola di, di, di cure, ma va bene. Vabbè, eh, quindi. Voi uscite da lì, per favore. Ah, ok, qua si può... Cos'è che si può fare qua? Imposta un punto di adunata. Ah, ok, da qua. No, uscite, uscite. Tu esci lì ed esci adesso. Perfetto, uh -huh. andiamo avanti. Allora, le unità tengono esperienza combattendo, seguendo compiti legati al loro ruolo. Una volta ottenuta sufficiente aumentano di grado, ok? Man mano che le unità avanzano, possono, vedono migliorare le loro statistiche, sbloccano una potente abilità da usare in battaglia. Infatti, loro sblocano, hanno sbloccato questa, il grado di battaglia. Annulla la soppressione, aumenta la cadenza di fuoco per un certo periodo, quindi sono saliti di livello. Infatti c'è il grado, questo invece non Just dovrebbe poterlo fare, infatti. Eh, no, il problema, l'unico problema è che non stanno proprio benissimo. Diciamo al prossimo attacco potrebbero lasciarci le penne. Dovrei imparare a gestire meglio queste unità perché le sto un po' facendo muovere un po' così. Eh, gli dico di venire qui. Dovrei muoverle una alla volta. In modo tattico perché... Lì c'è qualcuno. Piotta cosa? È il padre di Anna. Ok, quindi abbiamo concluso. Questa è la prima missione. Avviso al padre di Anna e la resistenza. Ok. Vediamo un'altra fase animata. Sì, come vi dicevo graficamente, non è. Ricordo da un po' si è Non dovevi venire. Io nei boschi. Sono Papà? I di willing to give professor Dubovsky! ce lo prenderemo noi, ok Ancora, guarda tutti i sovieti, ci sono tantissimi e hanno anche armi potentissime che noi non abbiamo quei robot lì io li tiro eh, attorno e poi torno quando se ne sono andati io ve lo dico, sarà un cliché ma lui non torna me, no, Bella mossa. Bella mossa. E adesso cosa stanno? Lo stanno inseguendo tutti. Tutti i sovietici. Ha buttato giù il ponte. Sta... Allora, attimo difendetevi. Ok. Ok, quindi. Voi attaccate qua dietro. Voi attaccate di là. E tu invece spara un colpo lì e attacca con l'osso qui. Infatti uno l'ho ucciso istantaneamente, proprio... Mannaggia, dai, dai, su, voi lì, voi là. Eh, ma vedete che poi... Sì, no, era giusto, è giusto, questo qua attacca qua. Dovrei capire com'è la pausa, mannaggia. Allora, voi spostatevi qua. Ok, no, ce l'abbiamo fatta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Diventare veterani. Ok, no, questo l'abbiamo visto prima. Plastico. Eh, non abbiamo usato però l'abilità. Allora, qua ci sono nuovi obiettivi. Sconfiggi i soldati e i nel villaggio. Salva gli abitanti e aiuta i ribelli. Sconfiggi. Ok, secondari, vai al deposito di unione. No, quelli, quelli li abbiamo già fatti. Allora, vedete che tutti gli obiettivi sono qui. Eh, posso selezionare tutte le cose. Faccio venire tutti qua. Ok, seleziono tutti. Andiamo. E andiamo sotto a salvare gli abitanti. Ah, abbiamo un'altra unità qua. Tacca, attacca, tacca. Si uniranno noi anche questi, spero. E si buttano per terra, poi cosa che noi non facciamo mai. Dai, è andato anche l'ultimo. Bene. Buongiorno. Tutto a posto? No, direi di no. Anche perché sono attaccati sotto attacco di qua. Quindi, tu con un colpo dovresti uccidere questo. Eh sì, fa veramente un gran male. L'orso sta già facendo... Per i fatti suoi... Uh, ci stanno attaccando anche da dietro, quindi andate lì, andate lì, andate lì. Eh, alcuni dietro, alcuni davanti per forza. Questi qui, quelli là... Ok. E di là c'è un altro combattimento. Quindi... Andiamo a salvare i primi abitanti. Che poi sto combattendo in modo sbagliato prima che qualcuno poi me lo, me lo dica. Perché non sto usando le coperture. E ne sono pienamente consapevole. No, 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 no. Date da una mano, date da una mano. Li affrontiamo da qua. Abbiamo questo mentre gli spara col suo mega colpo. Eh, sì, però era già quasi morto. Va bene, dai, continuiamo così. Anzi, magari possiamo provare con uno squadrone, fargli fare il giro Dall'altra e prenderli dalla rete sempre che non ci sia qualcuno. Ok. Attaccate. Eh sì, stiamo attaccando da dietro. Direi che però ormai è fatta È fatta Grazie per il vostro aiuto Questa zona è coperta per ora Ok abbiamo concluso la prima Ok intanto possiamo proseguire la storia Ok I dialoghi continuano anche se ce ne andiamo via allora, salva gli abitanti, bene, aiuta i ai ribelli e sconfiggi i soldati. Ok, niente, abbiamo ancora un paio di punti da fare qua. Mm, siamo messi abbastanza bene. Io sto giocando a difficoltà normale, che è l'esperienza standard. Niente di, eh, di eccessivamente facile o difficile. Ok, attaccate da qui, attaccate di là. Tu, un colpo a qualcuno che è sano, perfettamente sano. Oh, mamma mia ne ha ammazzato uno e ferito un altro Dovete sparare questi qua ragazzi perché Ok C'è un fucile qua perché Cos'è? Equipaggio armi d'ordinanza Fanteria con le armi Ok Vediamo Vediamo cosa succede se lo faccio perché è una cosa interessante questa Uh Prendete l'arma Già equipaggiato, ok Ah eh, ok, ok, si possono equipaggiare le <mettiamo> armi in corso le, le, le unità in corsa con <mettiamo> i ribelli cosa sta succedendo? Vuoi saperlo, abbiamo consegnato una lettera al nostro leader, al suo fratello Piotr Fiot. Piotr, i riusviti ci hanno attaccato. È mio padre, cosa vogliono <mettiamo> da lui? Sei la nipote dello zio Speriamo, molte cose. Vuoi venire con noi? Stiamo cercando di congiungerci al gruppo. No, no mi, mi spiace, devo trovare Papa. papà. Ma papà è andato via inseguito da un esercito. La resistenza ha bisogno di persone con le palle. Va bene, non ci uniamo. Anche se, vabbè. Eh, ragazzi, curatevi qua, che poi andiamo a fare l'ultimo punto. Di là, eh, quindi, ma ragazzi, dove state andando tutti? Can we do Dovete venire I'm tutti listening. qua Anzi, scusate, prendete l'arma like Prendete le armi Ok, hanno già tutti equipaggiato l'arma Non so che cosa voglio dire Cioè, in pratica, clicca eh, Equipaggiato con le armi d'ordinanza della fazione Trasformarle l'unità di fanteria standard della fazione Ok, vabbè, niente, abbiamo fatto mh, Ci all stiamo better. curando pian piano Ma better non c'è tempo, cover. dobbiamo andare Dobbiamo andare, dobbiamo andare Eccoli lì, li attacchiamo di spalle Allora, fuoco Ok, ok, molto bene Non sto più usando la tattica dell'entrare nelle case Perché mi sembra abbastanza confusionario come cosa al momento eh, Tu donna protagonista spara voi altri invece inseguite ah si è unita un'altra unità eh, che io poi sono un paese e non leggo però si è unita un'altra unità di combattimento proprio una bella, una bella battaglia qua orso dove sei no dai siamo messi anche abbastanza bene ho un'unità che non so ok No, ce l'abbiamo fatta, dai, abbastanza tranquilli. Sì, la, la cosa che veramente mi sta un po' spiazzando è il fatto di. Allora, non avere. Scusate, ma mi viene il dubbio, vado a vedere. Di non avere una pausa tattica. Voglio capire i comandi come si mette in pausa. Perché vorrei poter pianificare viene visuale, caserma, selezione unità. Pausazione e pause Ma pa pause eh, Posso usare Non so il tab Attualmente assegnato Ah ok Allora è già il tab Ok No No Vabbè Configge i soldati, iscriviti, ok gross. ce l'abbiamo fatta, per un pelo. Eh, they sta scoppiando la guerra, stavano cercando qualcuno, they they ma lost mio, lost their 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 mio padre li ha tirati al so so abbiamo visto. L'ho visto distruggere il ponte, non ci posso credere. Quindi tuo padre è responsabile di tutto questo. Stiamo perdendo tempo, mio padre è scappato a nord, dobbiamo aiutarlo. Allora ragazzi, come ultima cosa vi faccio vedere anche il menu, così vediamo un attimino che cosa... Che cosa consiste? Le varie modalità di gioco insomma. Appena finisce, qua andiamo. Perfetto. Cerca il padre di Anna, Del villaggio. Secondo me, ve lo dico, fa una brutta fine, però io non ci sono ancora arrivato. Quindi non lo so. Salvo la partita sotto indie E poi facciamo una cosa. Facciamo eh, torna al menu principale. Entro nell'aprire il menu. Comunque va bene. Allora, vi faccio vedere che ci sono varie modalità. C'è la modalità multiplayer dove possiamo andare a fare la schermaglia o la partita classificata, qua, come vi dicevo, partita veloce, classificata o personalizzata, le missioni, si può fare missioni single player, la cosa interessante è il fatto che ci sono le sfide, e le sfide sono queste, in diverse mappe, non dovrebbero essere però tantissime, poi abbiamo la stagione, la stagione è un'altra cosa interessante perché ogni tot giorni cambiano, cambia stagione e in pratica dobbiamo affrontare delle missioni che ci danno: vedete, qua possiamo fare queste fino ad arrivare al punto di sbloccare tra 12 giorni e 26 giorni altre missioni. La cosa interessante è che poi si vanno a sbloccare dei frontalini, dei ritratti, insomma, che vanno a personalizzare e far salire di livello il nostro personaggio, il nostro alter ego, il nostro profilo personale con i vari riconoscimenti eh, gli achievement gli oggetti estetici che possiamo andare a sbloccare facendo tutte queste sfide eh, varie eh, che escono stagione dopo stagione quindi c'è anche questa componente che viene continuamente aggiornata oltre alle campagne che vi faccio vedere panoramica sono tre campagne di Polania, Ruskviet e Sassonia ehm, abbiamo fatto queste finora poi sono un po' di missioni: sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 di là e quindi ci sono 30 44 missioni diverse per le tre campagne vedete che poi c'è anche l'immagine quindi un po' come anche un warcraft ci farà vivere la prospettiva di ogni nazione ragazzi questo era Iron Arvest spero di avervi fatto cosa gradita di avervelo portato ora attendo il parere vostro su questo titolo alla prossima ragazzi e ciao ciao